Ben ritrovati gentili telespettatori per questa nuova edizione del telegiornale di Padova e Rovigo, edizione che apriamo con un servizio che arriva da Teolo. Il Tofanin chiama il figlio e si fa trovare. Vediamo. Si è conclusa con il lieto fine la scomparsa di Fabio Toffanin, 54 anni di Teolo, del quale non si avevano più notizie da domenica. Dopo che aveva avuto un incidente in auto, gli era stata ritirata la patente perché trovato positivo all'alcol test. Nelle scorse ore, gli uomini del soccorso alpino di Padova, assieme ai vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile, con diverse unità cinofile, avevano concentrato le ricerche nella zona di Monte Merlo, dove il cellulare dell'uomo era stato agganciato dalle celle telefoniche. Ricerche risultate vane fino a tutta la giornata di martedì. Poi questa mattina tutti gli operatori si erano ritrovati per riprendere le perlustrazioni con base operativa in una sala del comune di Teolo. Ma fortunatamente le ricerche sono state interrotte perché lo stesso scomparso si è fatto ritrovare. Alle 8 e un quarto, infatti, Tofanin ha contattato il figlio, indicando il luogo dove si trovava, in via Liviana al San Biagio di Teolo. Stava bene, pur in stato confusionale. Aveva vagato questi 2 giorni nei boschi, dormendo sotto una cascina per riporre la legna. Pare che all'origine dell'allontanamento ci fosse la vergogna per quanto accadutogli domenica sera. In via Bellinaro a Socolongo, Tofanin era infatti uscito di strada in auto, finendo contro un palo. Illeso, i carabinieri lo avevano sottoposto ad alcol test, risultato poi positivo, con il conseguente ritiro della patente e il sequestro dell'auto. Nel farsi accompagnare a casa dall'autista del carro attrezzi che aveva recuperato il veicolo, avrebbe chiesto di scendere prima dell'arrivo a casa. Da allora nessuno lo aveva più rivisto. Questa mattina poi è arrivata, fortunatamente, la buona notizia. Banditi in azione nella notte tra martedì e mercoledì in centro a Corte di Piove di Sacco. Intorno alle 4:20 ignoti hanno assaltato lo sportello Bancomat della filiale Antoveneta Monte Paschi di Siena di Piazzale Pentecoste. Dalle prime informazioni pare che i ladri siano riusciti a portare via del denaro, in parte fuoriuscito a terra. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. E andiamo adesso a Rovigo per parlare di un brutto episodio accaduto tra le mura domestiche. Un nonno di 91 anni costringe la nipotina a baciarlo, denunciato per questo abuso, è stato condannato a 2 anni. Vediamo. Voleva baciare sulla bocca una bambina. Lei al tempo aveva appena 8 anni, lui invece già più di 80, e l'avrebbe tenuta ferma contro il muro, bloccandole le spalle con entrambe le mani, cercando poi di avvicinare le proprie labbra alle sue, fermandosi solo per l'intervento della moglie, richiamata dall'urlo della piccola. Un gesto costato una condanna a 2 anni di reclusione, sospesi e senza menzione, a un 91enne che il collegio tribunale di Rovigo, presieduto da Adalgisa Fraccon, ha giudicato colpevole di tentata violenza sessuale, ipotesi lieve ma aggravata dall'età della vittima e dal fatto che questa fosse in quel momento ospite a casa sua. L'anziano e la moglie infatti erano persone di famiglia e la mamma della bambina, che si fidava pienamente dei due, aveva affidato più volte a loro la figlia. La piccola però sarebbe stata oggetto di attenzione morbose dall'anziano, che era presente in aula nonostante gli acciacchi dell'età. Il tentativo di bacio emerso da una segnalazione di reato da parte del centro regionale per la diagnosi del bambino maltrattato di Padova, che si è occupato della piccola, sarebbe avvenuto in una data che non è stata stabilita con esattezza. Comunque, in uno dei periodi durante i quali la bambina era ospite a casa dell'anziano e della moglie, indicativamente tra l'estate del 2008 e il febbraio del 2010, così come riportato sul capo di imputazione. L'aspetto della indeterminatezza temporale è stato uno dei punti che sembravano dar forza alla tesi della difesa dell'anziano imputato, assistito dall'avvocato Letizia Guglielmi. In realtà, già nell'udienza preliminare, era stata attentamente valutata la credibilità delle dichiarazioni rese dalla bambina attraverso una perizia che ne aveva attestato l'attendibilità. La madre della piccola si era costituita parte civile per conto della figlia ancora minorenne e assistita dall'avvocato Gabriella Maltarello, che si è vista riconoscere una provvisionale di 5.000 euro. Stop alle partenze da San Siro di Bagnoli. In questi ultimi giorni l'alleggerimento dell'hub padovano si è praticamente fermato. Ieri infatti sono stati trasferiti solo 5 migranti verso altre strutture e il saldo attuale dei presenti si dovrebbe aggirare intorno alle 800 unità, come conferma lo stesso Simone Borile, consulente tecnico della cooperativa Edeco che gestisce gli spazi dell'ex base aerea.
Trovo alquanto tempestivo l'arrivo proprio nello scorso fine settimana dei container per i bagni aggiuntivi per la densostruttura, afferma il sindaco di Bagnoli Roberto Milan. Ora il timore è che con gli sbarchi delle ultime settimane e le assegnazioni al Veneto di nuovi richiedenti asilo possano arrivare ancora migranti anche qui a Bagnoli, se l'accoglienza diffusa su base volontaria non verrà, come sembra praticata su larga scala dai sindaci padovani. E andiamo adesso proprio nella città del Santo, a Padova, dove c'è un allarme in città per una mucca con la lingua blu e l'Istituto Superiore Agrario risulta blindato. Posta sotto sequestro con un'ordinanza firmata dal sindaco Massimo Bitonci, la stalla dell'Istituto Agrario Duca degli Abruzzi per un focolaio di Blue Tongue, il virus della lingua blu che colpisce capre, pecore e mucche. Più che di sequestro, però, si parla di una quarantena. Una mucca adulta è risultata positiva al virus, ma deve ancora essere accertata la malattia. E l'intera mandria di 87 capi è stata sottoposta ad alcune restrizioni. Niente sigilli, ma l'obbligo di un censimento ufficiale degli animali, un censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore. Limiti nello spostamento degli animali, trattamento insetticida contro gli insetti che trasmettono il virus. Dal comune hanno spiegato che il provvedimento è un atto dovuto dopo la segnalazione della Lus 16 ed è proprio dai veterinari della regione che è partita la segnalazione, dopo aver intercettato il capo durante i controlli di routine intensificati proprio nelle ultime settimane. L'ordine della regione è di vaccinare tutti gli ovini, i bovini e i caprini del territorio, rivela Aldo Costa, dirigente veterinario della US 16. Nel nostro territorio parliamo di 230 allevamenti, per lo più amatoriali, e solo due più significativi, uno di 500 esemplari e l'altro di 60. La vaccinazione è una protezione rivolta agli animali. Andiamo adesso a Rovigo perché sembra un film già visto che si ripete ancora una volta in città, solo che questa volta come protagonista c'è il sindaco Massimo Bergamin che tutti credevano in una botte di ferro vista l'iniziale solidità della sua maggioranza e invece anche lui rischia di fare la fine del suo predecessore Bruno Piva. Da qualche giorno serpeggia la voce che qualcuno stia raccogliendo le adesioni per presentare le dimissioni di massa da un notaio che sarebbe già stato preallertato. Il primo cittadino stenta tranquillità, lanciando strali nei confronti di nemici ed amici. Io non mi fermo, girate pure per raccogliere le firme, prenotate anche il notaio. Lo dissi in campagna elettorale e lo ripeto, a Rovigo non passeranno i clan e i loro complici. E con clan Bergamin si è sempre riferito in primis al gruppo vicino all'ex senatore Domenico Romeo. All'inizio poteva sembrare la solita storia metropolitana, ma poi col passare dei giorni le chiacchiere si sono fatte più insistenti. Il punto è, ci sono davvero i numeri per mettere in atto il golpe? Per mandare a casa il sindaco serve la metà più uno dei consiglieri, ovvero 17, cioè tutta l'opposizione più 5 di maggioranza. Ma le ultime ore indicano come le prime defezioni si sono registrate proprio nella minoranza. Pare che il Movimento 5 Stelle non abbia alcuna intenzione di firmare. Adesso torniamo in regione, il consigliere regionale Berti in un suo comunicato, scusate, informa le banche popolari stanno prelevando 25 euro dai conti. Sentiamo. Una volta erano le banche che erano rapinate, oggi invece nell'era dei pirati in giacca e cravatta sono le banche che rapinano i correntisti. Infatti ieri avevamo parlato di un prelievo forzoso da parte del Banco Popolare di Verona e di altre banche per i propri correntisti. Bene, abbiamo ricevuto le carte ufficiali da parte delle persone, delle segnalazioni che abbiamo ricevuto e esattamente succede questo, 25 euro di prelievo forzoso unilaterale da parte del Banco Popolare di Verona nei confronti dei correntisti. È una cosa inaccettabile. Per quello abbiamo letto attentamente il contratto e vi diciamo che potete chiedere immediatamente il recesso di questo contratto. Perciò chiamate la vostra filiale, chiamate il vostro gestore e ribellatevi. Ribelliamoci tutti a questo strapotere, a questa arroganza delle banche. Non possiamo essere noi onesti correntisti a pagare i disastri fatti dai banchieri per i loro lauti stipendi. Perciò condividiamo per bloccare questo scempio.
E torniamo ancora a Rovigo, si è aperto ieri il processo che vede 9 medici dell'ospedale di Rovigo, dei reparti di chirurgia generale, anestesia e rianimazione, accusati dell'ipotesi di reato di omicidio colposo per la morte della 85enne di Lucia, Yolanda Tasso, spentasi il 25 aprile 2014 in seguito alla catena di eventi verificatisi dopo che la donna, originaria di Landinara, era rimasta coinvolta in un incidente stradale. Un tamponamento fra due punti avvenuto l'8 aprile proprio in via Cotta, dove risiedeva mentre era in macchina con la nuora, e questo incidente aveva richiesto il suo trasporto in ospedale. Qui era stata sottoposta a un intervento d'urgenza perché aveva riportato una perforazione della milza. E dopo questa notizia vediamo quelle che sono le previsioni del tempo con il meteo. Previsioni per giovedì 27 ottobre 2016. Maltempo che si sposta al sud aumenta la pressione sul resto d'Italia con sole prevalente. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord avremo bel tempo con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, possibili foschie mattutine sulle pianure e sulle valli. Spostiamoci al centro, condizioni qui di bel tempo con cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, possibili foschie sulle valli appenniniche. Raggiungiamo infine le nostre regioni meridionali, avremo temporali su Gargano, Calabria e Sicilia settentrionale, altrove nubi alternate a schiarite e isolati piovaschi. Come saranno invece i venti? Saranno deboli o moderati di bora e tramontana. Temperature previste. Le minime risultano essere in leggera diminuzione, i valori saranno compresi tra 8 e 15 gradi, ma fino a 21 gradi a Palermo. Durante il giorno prevediamo invece 17-22 gradi al nord, 16-24 gradi al centro e non più di 25 gradi al sud. Il meteo.it vi ricorda di mettere mi piace sulla nostra pagina ufficiale di Facebook, così da essere sempre aggiornati sulle nostre news. Arrivederci. Bene, gentili telespettatori, io vi ringrazio per l'attenzione, vi abbiamo dato le informazioni e letto il telegiornale per quanto riguarda Padova e Rovigo. Io ancora vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale.